Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, raga, per quanto riguarda oggi ci pigliamo l'Optero, che tra l'altro è arrivato a 8, il che è tipo top. Io ho anche pulito l'inventario, praticamente c'è solo roba, diciamo, utile. C'è un casino di roba, veramente. A parte questo, me ne andrei un attimino. Cavolo, mi sono dimenticato le soul. Vorrei andare un attimino a vedere il prossimo tier del boss, insomma, anche perché praticamente guardando qui, ragazzi, sono un casino del boss, quindi in realtà credo che quei 10 tier corrispondano a più boss, perché tipo ne sconfiggi uno, ti droppa una cosa e poi evoca un'altra variante ancora più forte, come abbiamo fatto praticamente l'ultima volta. Quindi cavolo. Meglio andare a cominciare a farne qualcuno perché sennò poi è un casino. Tipo ci servono diverse di queste qui. No, quali erano queste qui? Praticamente quelle del Corruption Master. O meglio, voi attivate il boss. Vedrò ad esempio questa qui. La utilizzate per evocare il Master. Poi ne fate 5. E praticamente con quelle evocate quello dopo. È veramente un casino. Quindi sostanzialmente tocca fare una quantità di boss veramente esagerata. Ma a parte questo, vediamo un attimino per quanto riguarda le soul. La viola è basic. No, in realtà sto a fare confusione. Mi servono le soul, non le essenze. Queste mitiche c'è un casino. Guarda, usiamo questo a sto punto. Allora, 131. Le lascio. Sa mai possono servire. Poi praticamente volevo fare un'altra cosa, non mi ricordo. Vorrei vedere se posso fare quella Magic Find tipo 3. Cavolo, manca Lucky Soul. No, aspetta un attimo, è possibile che non ce l'abbiamo. Lucky Soul, caspita, ce n'ho veramente poche. Quindi comunque tocca andare anche in giro. Diciamo che sta mod comunque devi fare anche tanto per quanto riguarda in giro per la mappa, ecco. A caccia di dino, a caccia di creature un attimino un po' più rare, a caccia di casse. Quindi sostanzialmente quasi quasi facciamo un po' un mix oggi. Ci facciamo un paio di boss e poi facciamo un giro a caccia per la mappa per quanto riguarda le varianti rare. Che ci possono essere utili, anzi, che ci sono utili. Se riusciamo a trovare qualche Dino Treasure, così ci fa vedere anche le cassette in mappa. Perché fondamentalmente la maggior parte delle soul le fate con le cassette. Sono quei Dino, è una alla volta, quindi è un po' tragica. Tu va via, per favore, che sennò dai fastidi e basta. Caspita, mezzo milione ha fatto. Mi dispiace. Però meglio sta tranquilli un attimino. Allora, queste si lasciano qui. Prova a mettere Delta. C'ho le pozioni, sì, c'è un casino. L'importante è non utilizzare la pozione Hulk che abbiamo visto nell'ultimo episodio, praticamente. Invece di aumentarci il danno, ce lo fa scalare. Ok, il megalocero. 20 milioni di vita, in realtà non è neanche tanto. Anche perché considerando facciamo un casino, tipo. Non fa neanche troppo, onesto. Eppure qui, ad esempio, lui The Dodge non ce n'ha tantissimo di possibilità di schivare gli attacchi. Invece, qual era l'altro? Il Paghi? Quello veramente, mamma mia, lo colpivi una volta ogni 15 anni. Il Compi, ne parlavo proprio. Quindi forse più grande il Dino, meno chance di schivare. No! L'unica cosa, non doveva succedere e io ancora continuo a lasciare quel caspita di coso lì. È successo. Avevo detto pure l'ultima volta, vicino all'acqua lì non è proprio geniale. E matematicamente doveva succedere prima o poi. Teleport di your location, Tero. Eccote qui. Povera stellina, sei sa nel salto. Un po' di vita da tolta, ma non troppo in realtà. Spero più che altro non mi despona. Ma quel golem lì? No, basta però questa cosa. No, 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 no.
Non so come mi sono salvato. Sto a fare dei disastri uno dietro l'altro. Uno dei due credo fosse buono. Non lo so. Lo scopriremo in un altro episodio. No, perché almeno così respawnano. Se ne esce un'elite lo vorrei via. Megalocero, dimmi che sei ancora qui. No, mentre è spawnato. E queste sono le prime 100 soul mandate a quel paese. Fantastico. Non lo posso neanche riparare. Vabbè. Fa nulla. Cambiamo location. Perché qua non è che mi ispira tanto. Più che altro che se tocco l'acqua è un casino. Ce ne andiamo là davanti perché c'è una specie d'arena in mezzo alla roccia. Quindi è un attimo meglio. Qualcosa di interessante qua mai, eh? Tipo un mini boss, qualcosina. C'è il serpente una volta, ma non sono riuscito più a trovarlo. Purtroppo le mod, diciamo, che ti fanno vedere di no a giro, non funzionano benissimo con questa mod overall qui. Purtroppo. Tipo quella che abbiamo sul server Dandunaki, no? Allora, ci siamo. Qua pure c'è un po' d'acqua, però in realtà se lo metto da solo qui dovremmo stare abbastanza tranquilli. Qua però ci sono un sacco di salmoni. Sono punti, quindi facciamo così. Allora. A parte che c'è pure un NPC. Obelisco qui. Le essenze. No, mi dica ma l'ha lasciato a terra. No, ok, sono qui. Detto cavolo. Speriamo che non esci niente dei mini, perché altrimenti c'è un sacco di dodge. È un casino. Se esce la Blood Mother, l'importante è non stare davanti. Vediamo un po'. Che cavolo. Anfiomi, eh. Ok. C'ha pure l'hitbox in testa. No, fantastico. Aspetta un attimo. Se c'è l'hitbox in testa è tipo easy. Cioè probabilmente è il boss più scarso che abbiamo mai visto, tipo. Ma meglio così. Fa niente. Questa me la piglio. Quello che cavolo fa? No raga, ma spia l'NPC. Ma tu guarda che storia. Allora, continuiamo ad andare avanti. Vediamo fino a dove, insomma, diventa tragico. Vediamo un po'. In teoria questo dovrebbe avere 30 milioni di vita. Però comunque abbiamo un sacco di riduzione di danno, quindi penso che più o meno è tranquillo. Ecco qua. Ah, lo stesso di prima praticamente. La cosa positiva è che comunque non c'ha tanto dodge neanche questo, quindi spero solo che quando arriva a metà vita non si chiude, perché sennò sto cavoli. L'NPC mi sa che è bello che è andato. Altro, appena finisce sto fight col boss lo faccio vedere anche una cosa. Me ne sono accorto per sbaglio, la verità. Però è stato abbastanza divertente, peccato che non stavo registrando. Dai, su. Vai giù, please. Tanto con la capriola, tipo. Un milione con la capriola e... Wow. Considerate comunque sempre l'Optero, eh. Cioè, attenzione, non è che tipo... No, vabbè, via danno pieno comunque. Alla fine dipende che boss esce comunque. Cioè, questi qui su... Più o meno tranquilli alla fine. Se esce forse il T-Rex o qualcos'altro, la diventa un attimo più tragica. Più che altro non è che mi droppi qualcosa di bello ogni tanto, cioè solo sta sferetta e basta. Però ti dà più essenza. Non ho ben capito a che mi servono questi essenze, però suppongo a un certo punto lo scopriremo. Cioè praticamente droppano tutte la stessa cosa, solo l'unica differenza è che la quantità di essenze è differente. Ah,
pure beta. Come danno più o meno mi sembra che facciano tutti lo stesso comunque. Beta Gallimimus. È gigante, tipo. No, questo è Fairy. No, raga, questo se le pulla per sempre, tipo. Cioè, quello Fairy, caspita, è... Cioè, come faccio a killarti? È te le fulli a velocità della luce. Cioè, guardate. Assurdo. E non è killabile questo. Vabbè. Prima o poi despawnerà. Che di? È stato abbastanza strano, c'è un senso. Da troppo facile, impossibile. È un attimo comunque. Questi tolgo di mezzo. No, dimmi che mi hai droppato. Cavola, pozione. Peccato. Almeno è quella del danno. Almeno quello, dai. Nel senso. Tra l'altro, ora che mi viene in mente, noi vicino casa avevamo tipo un omega qualcosa, può essere? Tipo il canguro, se non sbaglio. Voglio vedere un attimo se c'è, perché ora 30 milioni di vita glieli possiamo togliere. Tocca solo vedere se c'è ancora. Questo no. Questo pure che è despawnato però, eh. Io provo sempre a doppare quel token dell'affinità, ma sembra tipo impossibile da trovare, c'è assurdo. Non so quanti cavolo demorellato che ho killato, ma niente, non droppano. Toccherebbe però fare un giro nelle zone dove di solito non ci andiamo. Real Rex, questa è praticamente la versione unica. Peccato però che è Delta, quindi no. Grazie, ma no grazie. Più che altro perché se andiamo nelle zone dove non passiamo da solito, può essere anche che riusciamo a trovare qualche cassetta. Trovare delle cassette vuol dire fare una quantità di soul abbastanza incredibile. Mannaggia all'asinello. Oh, oh, oh. Com'è che perdo tutta questa vita, scusa? Ma sai che abbiamo troppa roba comunque. Non ho ben capito che è successo, però. Ma che cavolo. Thunderstorm. Carino. Peccato che non c'è niente Thunderstorm, quindi. Vabbè che pensa alla fine toccherà fare una quantità di boss esagerata. Ecco, l'unica cosa. Il problema sono le soul. Se però riuscissi a trovare qualche cavolo di cassetta. Questo è particolare. Là c'è roba. Tornado Terror, guarda che casino sta a fa quello. Ok. Non ci credo, ho troppo la pozione dell'insettino. Ma il cosino dell'affinità dell'optero del morellato non riesco a beccarlo. Perché in realtà uno ce l'ho per l'optero, ma è praticamente quello primitivo. È proprio il minimo, minimo, minimo. Ok, questo forse è un po' too much. Cioè, nel senso, endless. Ci provo. Quanto danno hai preso? Però il danno vigni. Quasi quasi. Ci vorrà un pochettino però. Non si sa mai se ci fa a livello là. Questo è praticamente l'ultimo tier, credo. O l'ultimo e il penultimo. Quindi cavolo, se non droppa questo qualcosa di bello. Cavolo. Che fregatura. La cosa strana però è che via danno pieno. Comunque sto ottero veramente, se droppiamo anche il token dell'affinità ascendente, un pian cavolo di danno, raga. Cioè diventa qualcosa d'assurdo. Chissà se si può potenziare anche il token. Toccherebbe provare.
torniamo indietro. Aspetta, stamina. Stamina. Ecco da qui. Ma che fa quell'attacco all'altro? È confuso. Palese. Minion? Perché caspita è dei minion? Che vuol dire? Ma che cavolo? Ma prima non c'avevo. Sono confuso, non l'ho capito sta cosa. Uè, ma sta botta incredibile? Ma che cavolo? Cavolo, peccato che quello lì è senza variante, cioè senza tier. Era veramente carino. Potresti lasciarci le penne, ma che cavolo. Cioè, assurdo, veramente. E poi facciamo danno pieno, cioè, nel senso. Riuscissimo a trovare tipo un Giga Elite, un Carcharodontosauro Elite, ma pure un T-Rex, cioè nel senso, non sarebbe male, anzi. Poi praticamente per addomesticare potrebbero utilizzare anche i Dino dell'infinito, Infinity Dino, però non ho ben capito quali cavolo sono, a essere proprio sincero. No, non mi troppa gli FPS, per favore. Manca solo che crasho qua, poi. So cavoli. Dai che va giù. Io spero che c'è troppa qualcosa. Guarda, quasi quasi. Attivo pure la pozione, giusto per. Non è che. Ci credo più di tanto. Che troppa qualcosa però. Almeno qualche possibilità in più. Mannaggia la stamina, guarda. Finisce sempre nei momenti peggiori comunque. Dai che c'è la pozione attiva, mannaggia. E ci ha droppato un paio di cavoli. Non ho ben capito se ha fatto un livello, però. La verità. Ma era 7 o era 8 prima? No, mi sa che già era 8 prima. Cavolo. Peccato. In tutto ciò che ci ha droppato, semplicemente questa qui. E basta. Wow, si è sprecato. Grazie mille, Diplodoco, come al solito. Sei stato utilissimo. Che cavolo. Ma sto piccoletto che scappa. Ma? Ok. Ecco, tipo pure una tigre, però elite. Non è che mi dispiacerebbe. Anche perché poi possiamo farla diventare Prime. Qua niente da carino. Facciamoci un attimo in giro, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Altrimenti ci andiamo a fare un altro paio di boss. Questo villaggio è veramente carino comunque. Credo sia anche buildabile, cioè nel senso basta entri dentro e ci costruisci. Tranquillo. Cassettina, finalmente. Questa qual è? Basic, ovvio. Peccato. Però so comodo perché c'hanno un sacco di soul dentro. Quindi so comunque utili. Questo in teoria qualche soul se riesco a colpirlo. Mamma mia, qualcuno in più ce la devi anche dare però.
Meglio di niente. Purtroppo per le cassette, caspita, senza il dino che ci hanno scritto Treasure, no? Che ti danno il potenziamento. È un attimino tragico trovarle comunque. Questo qui, pulmino Scorpion, ci credo, mannaggia. Ma mai per un dino che ci abbiamo, insomma, cioè è tristissimo. Vabbè. Tutto il resto, boh, si butta. Va bene così. Peccato però. Dovrei anche prendere una viverna, perché così, non lo so. Livellando quella, col fatto che c'è il danno di base più alto, probabilmente fa anche molto di più dell'Opter. Elite. Ah, però. Caspita, non so se posso fare quelle crocchette lì, però. Aspettate un attimo. Allora. Mica lo vedo. No, in teoria sì, ok. Magari per curare i dino, cioè non lo so, può essere utile. Full vita. Vita e cibo. Allora, tu te lo devi dare le scale. No, no, non mi bloccate, perché se non attacco e poi diventa un problema. Ok. What? Ancora vivo. Ecco. Ma che cavolo? No, perché se abbiamo il Dedonte che cura di continuo. Forse potremmo anche fare fight con i boss. Con più Dino, no? Devo togliere di mezzo questo. Ok. In teoria c'è l'hitbox in testa, sotto il mento. Non credo funzioni, però ci provo. Ma in realtà sì. Per qualche strano motivo l'hitbox in testa gli sviluppatori gliel'hanno messa sotto il mento. Non mi chiedete perché, ma provate, cioè nel senso è particolare, indubbiamente. Allora, di qua. Mi sembra che erano tre. Allora, Rage. Delta, Alfa. Una. No, fammi un altro due, per favore. No, che te manca? Ma perché te mancano sempre queste torte, cavolo? Niente, raga, un attimino, tocca trovare un paio di torte, mannaggia. Questo torto è veramente un casino ogni volta. Il problema è dove caspita vado a trovare un villaggio. Là non so che sta succedendo, ma visto che c'è un sacco di roba. Un colpettino. Devo decisamente fare l'alveare. Perché sennò è veramente un casino. Ok, qua c'è una casetta. Il problema è che è una sola. E non c'è neanche la cassa. A parte che sono salito, non so dove. Oh mamma mia, ho visto cosa. Ragazzi, sono dimenticata la cassa qui. Ma che cavolo. Ma è una fregatura sto villaggio, già non ci sono le casse, ma che cavolo, a parte che succedono cose, ma che cavolo. Almeno qui ci sarà una cassetta, no? Dammi le torte, please. Ok, qualcuno c'era, fantastico. Ah, ora vi faccio vedere anche una cosa. Praticamente sto boomerang qui tira gli elementi, quindi praticamente se noi facciamo qualcosa del genere. Rendo l'idea? È tipo incredibile. Cioè, wow. Prima o poi mi piacerebbe pigliare Amante d'Elite, ma giusto per mettergli anche le spade. Immaginate Amante d'Elite con le spade che può fare.
Secondo me era un po' incredibile comunque. Allora, vediamo un po'. Tutto tranquillo, fantastico. A parte Rex che chiede le crocchette. Grande così. E niente, raga, do un attimo le crocchette a Rex e poi vediamo un attimino se riusciamo a trovare qualche altra cosa di interessante. Ma? Peccato che è di livello basso. È pure Delta. Cavoli. Non lo so, la verità. Arro, che c'ho? Cioè, praticamente può spawnare anche il drago qui. Ma che cavolo? Non lo so, sono combattuto. Cioè, alla fine è Delta, capito? Se era più alto di tier. Mi dispiace, draghetto. Te killo, ma giusto perché. Purtroppo. Che di. Mi si è spawnato Delta. Non sapevo neanche che ci fossero i draghi su sta mod, Davide. Cavolo. Speriamo che spawna magari ad un tier un po' più alto. Ora praticamente vado avanti, raga, tocca pigliare soltanto gli elite. Perché almeno quelli possiamo farli evolve. Prima in Prime e poi in Apex. In Apex credo che tocca fare praticamente il boss che abbiamo fatto l'altra volta. Quello, il Master Summoner tipo. 5 volte e poi quello che esce dopo ti dà la possibilità di far evolvere Dino da Prime, insomma, ad Apex. Non so quanta roba. What? Ok. Ma che roba è? Argentice Paragon. Scarpette, niente da che. Ma? A sto punto penso spawna anche il Dodorex dentro a Redwood, no? Penso, poi magari mi sbaglio. Però se c'è il drago. Più che altro se c'è il drago ci sarà anche il gorilla. E la Bloodmother, no? Anche se sinceramente la prima volta che ho visto il drago c'era. Cioè, avrà veramente una quantità di spawn ridicola, tipo 1%, forse pure qualcosa in meno. Aspettate un attimo, quel dimorfo non era strano. No, che mi aveva targettato? Non lo so. C'è scritto non addomesticabile. Ah, questo è il loot, però. Che loot c'hai? In realtà niente di bello. Ah, verità. Niente, come non detto, ce ne andiamo avanti. Più che altro mi piacerebbe ritrovare quei mini boss tipo che c'è scritto, ma che cavolo? 3, 2, 1, eccetera, no? Quello che avevamo visto anche dentro la Redwood e il Serpentello. E come in realtà come danno non stiamo messi troppo troppo male, cioè comunque 1 milione di danno lo facciamo. Si piano danno pieno. Fa un po' a fatica, ma sono anche fattibili. Se riuscissi a beccare il token dell'Optero leggendario, ancora meglio. Prime Vampire. Queste fairy. Ma tu non c'ha la verde frullarti, mi dispiace. Questa ce l'abbiamo noi, che comunque torna utile.
Ecco, questi NPC qui però un tentativo. Vorrei fare, vediamo se si droppano qualcosa di bello. Niente. No, solo questi qui hanno droppato. Vediamo un po'. Allora, di nuovo la torcia, ma no. Cioè, ce l'ho. Non so dov'è, però ce l'ho. 4,85, 4,59. Poi c'è la corazza, che aumenta il danno. Ti dà anche il refull passivo nel tempo della vita. Non lo so, proprio male non è. Toccherebbe però trovare l'arma unica buona dagli NPC e poi in base all'arma si fa il set per bene, no? Devo solo capire qual è l'NPC che troppa tipo la spada, no? Qua c'è un sacco di roba ma niente di interessante purtroppo. Cassettina, dai dai dai. Dammi qualcosa di bello. No, cavolo, è basic pure questo, ma che cavolo. Questi sono utili, questo anche, tutto il resto. Si butta. Guarda quante cassette, ma che cavolo. Però potevo leggere quali erano queste. Vediamo un attimo. No. No. Cavolo, però ogni tanto magari trovarne qualcuno dell'Optero potrebbe essere anche bella come cosa, giusto per di gioco. Questa è gamma. Un po' di roba utile, ma più o meno. Qua ogni volta c'è una quantità di triceratopi esagerato. Veramente. Che assurdo. E come droppano questi? Cioè nel senso, ma che Caprosus? No, vabbè, minion. Ecco, quello in realtà non è che si vede spesso, anzi. Vabbè, che la verità, dentro la palude non è che ci sono andato tante volte, anzi, veramente poco. Sì, NPC sono come quelli di prima, beta. Però, caspita. Dateci il loot, please. Aspetta, ma la piglio. Quello era gigante, tipo. Cavolo, quello potevo pigliare, Elite Cloner. Aspita. Era proprio alto, 572, peccato. No. Questo me lo piglio. No, perché se facciamo il set completo da torcia, forse fa un danno abbastanza incredibile. Non ci conterei troppo, però. Voglio far vedere un attimino una cosa. Però vorrei anche vedere questo serpente. No, non è quello boss, cavolo. E qua si vede un attimino meglio. Tipo, lo lanci lontano questo. Guardate che caspita di casino fa. È bellissimo comunque. Cioè, veramente, gli è tirato tutto dietro. Assurdo. E niente, raga, episodio abbastanza tranquillo in realtà. Non è che siamo riusciti a fare tantissimi boss. Più che altro perché poi ci siamo bloccati e c'era quello che si repullava all'infinito. Spero tra l'altro che ti è spawnato. A parte questo, nulla. Quello lì non credo che è fattibile. Ci provo un attimo, aspettate un secondo. Quanto piglia di danno? La vera domanda è quanto me ne fa. Insomma, piglia però. Comunque non piglia niente, cioè 78.000. Ok, probabilmente ci ripassiamo poi. Quindi nulla, episodio abbastanza tranquillo.
Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!